Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. Stiamo andando avanti, abbiamo trovato in un bellissimo momento di reveal la leggenda del principe del mare anche in Leggende Pokémon Arceus, quindi la nostra prima di due supposizioni sul foreshadowing a una missione di Leggende Pokémon Arceus era corretta. Tuttavia non siamo riusciti a triggerarla. Credo che il problema sia dovuto al fatto che Quillfish non è evoluto. La leggenda parla di un Quillfish di grandi dimensioni, o meglio, con aculei di grandi dimensioni. Il Quillfish che abbiamo adesso non li ha così grandi, quindi credo fosse appunto un foreshadowing all'evoluzione del Pokémon che avrà i suoi aculei allungati. E ovviamente non ti vanno a dire in Diamante Lucente Perla Splendente il nome di un nuovo Pokémon inedito. Quindi dovremo comprendere i metodi evolutivi di questa specie di Isui, questa forma Isui. Dobbiamo poi trovare il tipo delle basi per costruire la base segreta e anche la sorella di Crucio, se non mi ricordo male. Qui niente, eh? Non è che per caso hai cambiato idea. Mi parlano, magari mi raccontano la storia. Parlando con tutti e tre. Per un attimo ho pensato che stesse succedendo qualcosa. Beh, let's go. Apriamo un attimo la Azumepa. Ma certo. Ma certo. Perché piove. Perché piove. Le condizioni ambientali. Le condizioni. Continuavo ad avere il tarlo della mossa in testa, dell'apprendimento di una mossa specifica. Le condizioni ambientali. Credo che da una parte, questa sarebbe dovuta sempre essere la forma di Gudra. Più che Gudra di Isui, mi sembra Gudra. Cioè il vero Gudra. Molto più credibile del Gudra di Kalos. Mi piace, promosso. Le condizioni ambientali, le condizioni ambientali, ma certo. Vediamo un po'. Attacco, tanto attacco speciale. E ovviamente sempre orientato verso la difesa speciale come l'originale. Hai imparato qualcosa di nuovo? Beh, il pulso, direi di metterglielo al posto di Hydro Pump. No, perché comunque è speciale. Al posto di Metal Testata, nonostante sia una stab. Oddio, però è una stab. Via riposo, abbiamo barricata, via riposo, via riposo. Sì, va bene così. Questo titolare per me, eh? Bel drago acciaio. Tra l'altro alfa, quindi anche bello di flavor. Alla grandissima, le condizioni ambientali. Prego, dimmi che non ho pensato alla stronzata che si chiama Ursaluna e c'è la luna in cielo. Che episodio, ragazzi? L'episodio della Closure.
l'episodio della closure. Serve la notte. Serve la notte. Serve la notte. Serve la notte. Era. Non poteva non essere la torba, cazzo. 40 puntate che provo sta torba di merda. E la. Che cos'è che imparava blocco pazzo? No, è la prossima. E teniamo in squadra pure, non ti preoccupare. Non ho guardato in realtà quale fosse meglio dell'altro. Cazzo, era la luna. E allora però aspetta. Però Quillfish che condizioni. Più che altro Quillfish cosa deve fare? Condizione ambientale particolare per Quillfish. Quindi adesso praticamente dobbiamo vedere anche tutte quante le varie fasi della giornata. Però per Quillfish non viene in mente davvero nulla. E dire che lui è al 56. Adesso chi ci manca da evolvere? Madonna, finalmente sta torba di merda. Mi sento liberato, quasi come quando troverò la quest numero 10. Anche quello sarà un gran momento. Però bello, in realtà Sligu relativamente ci abbiamo messo poco, quanto un episodio, ma Ursaring mi stava uccidendo. Allora, Stuntler sono abbastanza convinto che sia, ripeto, nella zona innevata, quindi sti cazzi. Magari anche semplicemente leveling nella zona innevata, perché ci sta, c'è la lore di lui che deve sopravvivere. Però Quillfish no idea. E neanche dire che mi metto a cercare degli oggetti con Ursa Luna, posso farlo, magari ora lo facciamo, di cercare oggetti negli spiazzetti in mezzo al mare, ma boh. Cleavor fatto. Sneasel in teoria, secondo lo Sneasel del coso dimensionale, deve essere uno Sneasel di Isui, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi. Manca Basculin. Allora, per Basculin potremmo fare una prova, tanto dobbiamo cercare il cristiano, magari vediamo se si è cacciato alla grotta ritorno, anche se non penso, perché la grotta ritorno in teoria è l'abbiamo già esplorata dopo aver attivato la quest delle basi. Però per Basculin possiamo provare una roba alla Ninjask, cioè prendere due Basculin, farne morire uno e vedere se l'altro si evolve. Allora, il Basculin me lo porto dietro, Stuntler pure. C'è una squadra di chi si deve evolvere di Isui. In realtà loro, perché poi gli altri ce li ho. Cioè manca... Sì, no, no, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Scusate, faccio mente locale perché ormai mi sento nel flow pazzo. Però ci sono ovviamente anche le condizioni ambientali, quindi la pioggia, il sole. In realtà la neve, potrebbe essere la neve allora forse la discriminante di Stuntler, più che la location alla Monte Corona. A questo punto lì c'è una ferma. Potrebbe essere proprio la neve. Deve nevicare. Ovviamente qui non sta nevicando. Buono, sette fiammellazze. Dobbiamo cercare il tale che... Fermila. Proviamolo sto Gudra. Oddio no, potremmo fare la furtiva... La furtivata pazza. Le Ultra Ball possiamo prendere in serenità anche Ambipom. Qui una Megaton. Si sta al 44, questo è una bella Megaton Boro e via. Al pelo. È entrato. Buono. Che bello è che... Oh, che simpatico, mi piace un sacco sto Gudra. Credo davvero sia la versione bella di Gudra. Cioè, Gudra non mi ha mai fatto né caldo né freddo, questo è figo. Poi la coda, rientra nella sua stessa coda. Allora, in realtà dobbiamo un po' fare l'ursa lunata pazza. Se vogliamo davvero... fare un esploro decente. Perché c'è anche l'odore della tipa che va trovato. L'odore della sorella. E intanto facciamo la ricerca del tale della... Lì è. Motim si è incastrato dentro l'albero. Dicevo, dobbiamo fare l'ursa lunata pazza di nuovo per Agli. Questo però potremmo guardare che cosa chiede. Sdoppiatore carineria catturato senza farmi notare. Ovviamente mi sono fatto notare. Però potremmo provare una bella ultra qui. Che in teoria da dietro potrebbe essere abbastanza one hit. No? Sentito saltare troppo. E invece 3 su 4. Ma quindi ce l'avevo già per Agli. 3 su 4.
Allora mi sono sbagliato, avevo già Peragli, niente, allora sono rincoglionito. Questo cos'è? Un oggetto smarrito. Basilio. Aia. Male. È qua sopra. Io il giorno in cui troverò la terza poesia, nello stesso... ambipom. Senza prendere l'alfa. Dicevo, il giorno in cui prenderò... Questo è ottimo. Questo neanche... Questo andiamo di Pesoball. Il giorno in cui... Oh mio Dio, Hunchcrow. Oggi non mi fanno parlare sti Pokémon, eh. Prenderò la terza poesia nella stessa mappa. Comincerò a pensare che sono semplicemente random drop di qualsiasi punto. E che il... si trovano in tutta Isui sia flavor. Allora, per trovare sto tizio dobbiamo riesplorare bene tutta quanta la landa pazza. Questo lo skippiamo a più pari, stavolta no. Eccolo là. No. Sarà qualche babbè. Ma è la ladra? È la ladra. E che ci fa qua? Non è che posso evolvere qualcuno, eh. Mi hai vista e non tagli la corda? Sì. Ti farò rimpiangere di non esserti andato a nascondere. Ora ti mostrerò come si deve e quanto è pericoloso mettersi contro Riris, la secondogenita delle tre sorelle brigantesse. Cos'è un rematch tipo? Ci sono i loro rematch qui e è finita la loro questline, ma non è possibile, non sappiamo ancora perché Floris è arrabbiata. Se va avanti la questline così? Che sorpresa e che... Sbagliato il mio Pokémon. Onda schianto. Questa roba è nuova. Chi la usa si avvolge in uno strato d'acqua e si lancia sul bersaglio, subendo tuttavia dei danni. Questa mossa accelera inoltre l'ordine di azione di chi la usa. Adesso infatti mi stava facendo guadagnare roba. Però è il Pokémon sbagliato. Andiamo Goodra. Ormai ragazzi, Goodra is my new best friend. Per me Basculigion potrebbe avere la gimmick di avere il morto accanto, cioè Basculin. Madonna, è enorme. Vai col pulso potente. Vai col pulso potente. Scomodo, che bello. Mi piace un botto. Che si infila nella codina. Che buona reazione questo Aboma. Ma tanto ormai non lo soffro più. My old self. Soffriva... Avrei dovuto fare Metalhead, era super efficace, ma volevo provare il pulso potente. Bella lì. Ok. Non me ne capacito. Come diamine ho fatto perdere? Ma quindi ci saranno anche le altre due? Probabilmente. Non mi dire, ho perso di nuovo. Già mi immagino quelli del Team Galassia che blaterano di quanto il tuo aiuto sia importante per loro e bla 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 bla. Parita? Ok, va avanti la questline allora. Antica poesia. Ha lasciato cadere tre sacchetti di polvostella. Comunque sì, è una questline. Allora, ho visto innanzitutto una... Ah, giusto che mi mancava sta parte a me. Ragazzi, ottimo backthrow qui dell'ultima area, eh. Abbiamo fatto anche quello poi dell'acquitrino vermiglio. Abbiamo finalmente chiuso il capitolo Ursaring. Mamma mia, sentivo veramente un cordone ombelicale con quell'area. E lì c'è. Vediamo, Ursaluna sente qualcosa? Ma... Oh, oddio. In realtà sì. No, non qua. Però magari sono oggetti sulla costa?
Per ora, diciamo che non tutti sono stati oggetti. Per Sligo era solo leveling, tra l'altro in maniera identica. Per una volta ho fatto bene a sbagliare tasto, perché volevo aprire la mappa all'inizio del video. Troppe cose insieme. Oggetti smarriti da me, lo so. Ah, no, non li hanno ritrovati. Quando andrà online tutto. Quando andrà online il gioco mi ridaranno quella pepita. È una promessa, ragazzi. Chi la trova, bravissimo, faccio la screenshot e me la mando. Non tutti sono oggetti, però è chiaro che Quillfish abbia qualcosina di strano, perché al 56 ancora non evolve. La mossa esclusiva la conosce, quindi non è quello. Qui ci siamo già stati, ragazzi. Farei l'esploro dell'altra parte. Kai che mi dice? Suppongo sia da qualche parte nelle vicinanze addirittura. Allora forse è semplicemente su un'isoletta sperduta? Ritornerei al teleporto iniziale e ci facciamo il giro dall'altro lato, perché tra l'altro adesso dobbiamo trovare anche le tipe. Ci saranno tutte e tre, credo. Mi sembra strano che ci sia solo Riris, però fatemi fare del craftello a sto punto. Tangela ha finito? No, livello d'analisi 7. Forza antica, mossa di tipo fuoco, che non ho. Tra l'altro sta andando via. Scorupi. C'è il drapio, un pazzo. Ci proviamo. Bella per me. Questo tizio della quest l'avevo già visto in realtà. Chi sei? Ehi, sì, tu sei della squadra di ricerca. Aiutami a catturare un Pokémon. La squadra edile è sommersa di lavoro ora che sono aumentati gli abitanti. Siamo a corto di personale, la situazione è così nera che chiederei pure l'aiuto di un Pokémon. Mi sono messo quindi a cercarne uno capace di mettersi al lavoro senza necessità di formarlo. E così ho scoperto l'esistenza di un Pokémon forzuto chiamato Machoke. Vorrei poter trovare io stesso il modo di renderlo uno dei nostri. Ce l'ho un Machoke, ma non ho la minima idea di come catturare un Pokémon così forte. Per prima cosa vorrei conoscere meglio Machoke. Mostrami la sua pagina completa del Pokédex. Tu non sei quello della squadra, vero, che cerca la tipa? Fatemi vedere se ha un nome. Mi pare che avesse un nome più giapponeseggiante. Infatti, Yorichi. La pagina completa di Machoke, fra, come te la faccio? Ci posso provare, ma... vediamo se in una sola fight riesco a fare di più. Sconfitti, psico... sono tre stuntler, tecniche potenti, rallentato i movimenti. Posso rallentarne i movimenti, anche se non so quanto funzionerà con un alfa. Posso sconfiggerlo anche piuttosto serenamente. Porca la miseria, questa è una quest tosta. Posso provare. Vediamo che succede. Beh, aspettate, però posso mettere il furtiviso. Così da poter fare l'azione furtiva pazza, proprio pazzissima. Sui Pokémon grossi la Ghicocca bacata non basta. E allora facciamo un one shot con il ragazzone. Però ci vorrà del tempo, così. O no? Vabbè. In realtà penso che prenda una botta. Tweet che io. Ah. È bella lì che mi sono anche boostato.
È morto. No. Lo sconfiggo, ragazzi, comunque, anche se è in range di cattura, perché... Che figa l'animazione gran fisico. Perché non ha alcun senso non farlo. Ne faccio due in uno con il con la kill. Prendo la kill e l'uccisione con la mossa psico. Quindi non è proprio worthino. Ti prego, non missare. Grazie. Bella. Ah, cambia la musica quando... quando batti l'alfa 6 in un gauntlet. Figo. Vai, Gudra. Nuovo amore incredibile per Gudra. Guarda là. Ma poi alfa è gigantesco. Bene. Allora. Dopo infatti lo inghiaiamo anche. Diceva, oh, ah, senti il profumino della tipa, l'abbiamo trovata. Ah, ma Machoke c'è qui. C'è un Machoke normale. E di questo qui riesco a rallentare i movimenti, magari con una palla de fango. Incassato Nero. Ed è Fario il Revitalizer. Più il pozione. Tanto che non facciamo una pozione. A sto punto. Visto che dobbiamo finire la pagina. Mettiamoci di impegno. E shot. Questo vola via proprio nella stratosfera. Che è buono in realtà. Incontrando Machoke così facciamo pat-pum. E GG. Droppato anche un ciottolo. Bene. Dicevamo comunque c'era il puzzino di lei. A parte che c'è un oggetto. È sempre quello che pure l'altra volta mi aveva bloccato. Domani dove si va? È lei? Floris. Ti consiglio di non fare un altro passo. Mai abbassare la guardia quando sei in esplorazione. Ora dovrai vedertela con me. Quindi due su tre, l'altra sarà al vulcano? La fortuna ti ha abbandonato. Hai incontrato Floris, la maggiore delle tre sorelle brigantesse. Chissà, magari le ritrovo tutte e tre in un punto se le sconfiggo. O sono dei drop daily per le polvostelle barra oggetti rari e utili da vendere perché loro sono ladre. Allora, qui non vado da nessuna parte. Qui in realtà sarebbe stato il tempo di Basculigion. Che secondo me, cioè di Basculin, che è abbastanza veloce, a mio avviso, da riuscire a fare switch più mossa. Perfetto. E qui andiamo di onde a schianto tutta la vita, vai vai. E poi dopo su Gengar. Tanto avrà Gengar come altro po'. No. Morto. No, ok. Dicevo, avrà Gengar come ultimo Pokémon. Visto che ha due Pokémon e credo sia la stessa squadra del vulcano. Però mi sa che Gengar è più veloce. Magari Basculin deve morire per livellare. Sarebbe figo il primo Pokémon che livella da morto. Da esausto. Provo a tenerlo esausto e a portarlo vicino alla grotta ritorno. Qui mettiamo Cleavor. Let's go. Il roccia scure fa il suo possente dovere. One hit, one hit. Abbiamo 40 miliardi di attacco. Gengar è fatto di carta pecorina. What? Ti ho preso la leggera. Si è messo a piovere. Nuova mossa. Può evolvere.
Sei un osso duro tu, eh? Non montarti la testa, era solo una prova. La prossima volta preparati ad annaspare. E droppa qualcosina anche lei. Tre sacchetti di polvostella. Dobbiamo vedere se le ritroviamo qui, magari nei prossimi episodi. Però non vedo lei. Vedo la T. Ah, eccola là. Vista. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Wow. Ok. Ok, non aveva dell'hitboxanza. Saidonia, sei venuto a cercarmi. Mi sono imbattuta in un matchup che mi ha lanciata in aria, facendomi finire in mezzo al mare. Purtroppo non ce la faccio a nuotare fino a riva, e così sono rimasta bloccata qui. Ti prego, aiutami. Va bene. Vuoi un passeggi? Grazie mille, Saidonia. Se vieni al villaggio ti ringrazierò come si deve. Certo che quel basculigio ne è proprio una forza. Quando l'ho visto sfrecciare nell'acqua portandoti in groppa sono rimasta incantata. E sapessi anche come si evolve? Perfetto. Altra quest fatta. Basculigion non effettua dell'arrivare. E potrebbe essere però pietra idrica volendo. Non lo è. Ci ho provato. Per quanto è una evoluzione spettrale. Quindi potrei provare a parlarne con Sinen. Ma la cosa migliore da fare qui è tra l'altro andare a questo punto a cercare la terza con mare là. E aspettate, la terza con mare. Prima devo salire di sopra però. Salgo di sopra così vedo innanzi todo una robella interessantella, cioè se troviamo sto cesso di tizio che nei paraggi dovrebbe creare la base. Io non lo vedo. Probabilmente sarà tipo a un metro dall'altra tizia. Still Mashok. Aspettate un secondo. A questo punto non lo tengo morto Basculigion, farò le prove poi direttamente lì. Però potrebbe essere una di quelle cagate tipo a bassa vita si evolve. Go. E anche questa me la voglio togliere dalle balle. Comunque abbiamo preso, mi sa, la richiesta che ci mancava con il tizio. 3 su 4. Sconfitto con una mossa psico. Secondo me tornando questa sarà fatta. Controlliamo poi una volta scesi giù come siamo messi. In teoria la leggenda del mare è la 66. Questo mi fa pensare che l'oggetto evolutivo di Quillfish possa trovarsi al di fuori di questa mappa. Però è pur vero che la torba si trova esattamente da Ursaring, nella mappa in cui trovi anche Ursaring. Comunque no, non c'è assolutamente tracking di un cazzo. Traccando quella quest giustamente. Però non sono andato al vulcano. Torniamo al vulcano, dai. Vulcano non l'abbiamo esplorato per niente. Si può volare al vulcano, no? Voliamoci. Cioè, ci sono andato giusto per fare il teleport nella cavità marina. Ma nient'altro. E poi ci sarà sicuramente la terza sorella, dai. Attenzione, Magmar. Peraltro c'era Ninetales. Graveler. Non trovando la terza sorella, non abbiamo il diritto di trovare il tipo che fa la base. Ninth Long. Però abbiamo fatto il giro del vulcano, sai? Unknown. Ho visto un unknown.
servirebbe una piuma, bol, e non ho. O magari essere lì vicino. Vai, vai con la polpetta di fagioli. Yes. E dai, Gigaton mentre mangia. È una Master Ball praticamente. Ovviamente. Tanto c'ho Gutra. Che vuoi da me? Che livello sei? 61? Minchia. Morto. 61 dove vado? Perché mi sono messo contro sto coso, contro sto coso, contro sto coso, perché mi sono messo contro sto coso, contro sto coso, contro sto coso. Idrondata. Comunque stab, gli faccio male ma non lo ammazzo. Good. Non muoio. Già che non sono acqua. È quello il problema. Proviamoci con la Ultra Ball, ragazzi. Però cazzo, abbiamo provato veramente a prenderlo con tutto il verde. No. Vorrei evitare di farmi trebbiare la squadra da sto coso, eh. Però ormai stavo qua. Vabbè, questo ciao. Ma invece, madonna che bulky. Si è retto due turni però. Io ci riproverei. Mi manca l'Axray però con gli status. Mi manca molto. Però Ultra Ball ci sta, Ultra Ball nel rosso. Non so che caccia rarità abbiano. Preso. Dai, dai, la seconda va benissimo. Ok. Ninetales prenduto. Allora, e prendugiamo anche lui. Però con una ball. Con un singolo lancio. Sai che serve veramente? Ah, vabbè, io ci shardo una Ultra Ball, ragazzi, è una. Una, perché non conviene proprio. Questa qui ci serve una Piuma Ball. Due, dai. Ok, basta. Sono troppo preziose. Ma riesco a... Posso craftarne altre di... ce la faccio? Di Pokéball. Serve una Piuma Ball per andare così in alto. E segniamoci l'anno 1 qui con... Vabbè, qui intanto ci mettiamo Cot. Ma in realtà... non me lo ricorderò mai. Mettiamo una stellina e poi mi chiederò perché ho messo una stellina e la risposta sarà... Boh. Allora, ci rimane da fare qualche ultima cosa. Ovvero, a parte trovare... Mio Dio. A parte trovare la terza sorella, che però magari è nella grotta ritorno. Non ci sono mai stato nella grotta ritorno dopo la fine della storia, proprio fine. Credo. E il tizio della base. E catturare un Basculin e fare la prova con loro morti. Tante tante attività in questo gioco, eh. Mai viste così tante attività in Pokémon. Sempre tutto molto lineare. Invece adesso il godimento è proprio massimizzato. Ok. Allora. Qui dobbiamo fare la mossa Kansas City. Qui non triggerà l'evoluzione il semplice essere qui, ma posso provarci. Secondo me è la morte che potrebbe triggerare... La morte di un altro compagno. Infatti non è così.
E lì c'è qualcosa di raro. Oh, c'è una fiammella, prendiamola. Spiaggia ond'isola. Quasi finite le fiammelle, qui. Quasi finite, super esplorato bene questo luogo. Lo rompiamo, ma non ci sarà l'oggetto delle Volvo Max. Terza sorella l'abbiamo trovata. Pivello, ma dove vai? Almeno la terza sorella l'abbiamo trovata. Ti ho beccato da lontano mentre giochicchiavi a fare il ricercatore. Non stavi facendo sul serio, giusto? Oh sì. Vai, Toxicroc, avvelenagli un po' la vita. Ma guarda. Direi, ragazzi, che questa sarà la sfida finale dell'episodio, ma riprenderemo da qui cercando ancora il tizio della base. Finiamo Machop facendo il report. In realtà poi il backtracking di quest'isola è pressoché terminato. Non avrei dovuto fare la potente perché ora. Ah no, beh, un Pokémon solo a posto. Allora sì, fatto bene. Allora. Che nervi, sconfitta da un Sibile Baggiano. Che figura barbina. Ma l'hai già detta sta cosa. Vabbè. Ora, in teoria, succede qualcosa. Ho perso, ma se c'era Toxicroc con me. Maledizione, te la farò pagare un giorno e con gli interessi. Ok. Secondo me è un metodo di farming e basta a sto punto. Non c'è qualcosa di speciale. Cioè, mi è andato tutte e tre sacchetti di polvostella e non è successo niente. Quindi magari sono sfide daily qua dentro. Però non credo che la loro quest si sia risolta o comunque consumata. Ragazzi, finisco il giro così da rendermi conto che non c'è il tizio della base segreta, che quindi deve necessariamente trovarsi dall'altra parte. Controllo check piplup. Faccio un check di Piplup, che credo sia uno spawn raro, o addirittura notturno, e invece no. Non spaventare quel cazzo di Piplup. Chiudiamo con Piplup. Non spaventare quel cazzo di Piplup. Adesso, furtivizzante, per l'amor del cielo, furtivizzante. Oh, e andiamo. Mangia, mangia! Mangia quel fungo. Preso. Ora voglio le stesse scarpe. Raptor ce l'ho. Quindi è inutile che faccio il ganzetto. Ma allora, finalissimo e chiudiamo la linea. Finalissimo e chiudiamo la linea, dai. Posso fare dei rivitalizzanti? Non con quello qua dietro. Oh, invece sì. Posso fare uno. E benissimo, lo faccio allora sul Pokémon che serve per questa fight. Chiudiamo in bellezza, facciamo la linea, facciamo la linea. Tentiamo anche magari una cattura off. Finiamo la linea. Allora, tiriamo un bel polpetton. C'è ancora il furtiviso in teoria attivo. Quindi posso tirare la Gigaton. Dai, questa è la mia ultima Gigaton. Gigaton Bor! E va bene. Let's do the fight. È al stesso. Potrebbe essere una cattiva idea. Allora, che cazzo gli faccio? Idropompa? Ma neanche, non gli faccio niente. Cioè, ok, però posso fare questo. Posso barricare e lui comincia a missare in teoria. Buono. E adesso facciamo un pulso. Non sarà molto efficace, ma un dannetto glielo faccio. Veramente piccolo. Mi serve qui il fish comp.
punte. Assiderato, mai successo ragazzi, dopo 40 ore. Cos'è assideramento? In seguito a ogni azione il Pokémon subisce danni causati dall'assideramento. Inoltre i danni inflitti dai suoi attacchi speciali diminuiscono. Il Barn al contrario. Ok, giustamente. E allora, mi sa che devo revitalizzare necessariamente. Anche, vabbè, dai, tanto i revitalizzanti non sono una merce così rara. Tiriamo su Quillfish. Che almeno facciamo punte. Gudra soffre. Purtroppo muore anche. Mi spiace, Gudra. Go Quillfish. Dobbiamo fargli punte. Non è punte. Punte super forti fanno male. Devo ricordarmi però che non sono acqua, quindi le mosse ghiaccio e non di Empoleon non fanno male. Se hittano. Però adesso tocca di nuovo a lui, perché ho fatto una potente e questa hit mi ammazza. No, mettiamo Basculigion. E spariamo uno sgranocchio potente. Non prenderà comunque la kill mai nella vita. Non è stab. Va bene. In realtà questo è ottimo, perché si becca un bel recoil. Io però, buono. E tra l'altro si libera adesso, credo. Ok, speriamo di prenderlo. Please, please enter into the Ultra Ball. Dai che finisco la linea dello starter acqua. Miss. Non morire. Ragazzi, finisce così. Padroneggiato una mossa, Stuntler. Cosa padroneggiato? Finisce così. Una di quelle che credo deve imparare. Oh, cozzata Zen. Ma no, meglio barriera assalto. Forse sdoppiatore situazione. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. Episodio di evoluzioni. Speriamo di averne altrettante nel prossimo. Grazie mille, grazie davvero. Ci vediamo al prossimo video, nel quale dovremo in teoria chiudere il discorso missioni secondarie e ripartire a sprombattuto con la trama ai pendici corona. Grazie mille. Live your own legend, sempre.